Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera. Lo so, ragazzi, stiamo vivendo un periodo durissimo. Durissimo, durissimo. No, tranquilli, eh. Non vi parlo della crisi energetica, non vi parlo del fatto che l'altro giorno per pagare la bolletta della luce di casa ho dovuto venderla a casa. Queste sono cose che si risolvono. No, sto parlando di quando dobbiamo mangiare, di quando abbiamo fame. A Milano è diventato impossibile. A Milano dice, andiamo a mangiare una cosa stasera. Sì, andiamo a un sushi, un giapponese, un thailandese, un peruviano, un vietnamita. Ma dove sono buchi? Non ce l'avete più a Milano, non ho capito. Due cotolette, quelle cose normali. Adesso è tutto il finger food, lo street food, il bio. È tutto bio. Tu vai in un bar per prendere un cappuccino e che latte desidera? È i semi di lino, semi di canapa, semi di soia. Se mi date un latte normale, me lo vedo. Se no andavo in un vivaio e spremevo una pianta, abbiate pazienza. Io perché la vivo da vicino questo dramma? Perché mia sorella è bio, è diventata bio. Lei è così, io vado a cena da mia sorella, ora già è di Genova. Quindi quando vai a tavola trovi poco, diciamo. In più è diventata bio, quindi l'ultima volta c'era la tavola, c'era la tovaglia e poi c'era una conchetta con una cremina bianca al centro. Dico, guarda, Elisa, mi sa che ti sei dimenticata la Nivea sul tavolo. Dico, no, quella non è la Nivea, quella è la cena. Quella è l'hummus. Eh? È l'hummus? Scusa, ma non era per le piante l'hummus? Ti sembra una mangrovia, non ho capito. No, provala, quella è buona, ci sono dentro il seitan e il tahin. E che sono? Due attaccanti dell'Inter. No, provala, è buona. Allora, l'assaggio. Com'è? Beh, un po' amaro, forse il tahin che c'è questo retrogusto. Ah, è amaro? Aspetta, ti do lo zucchero. L'ho comprato ieri sera e mi ha scobato. Eh? Ti do lo zucchero, l'ho comprato ieri sera e mi ha scobato. Guarda, Elisa, io non voglio entrare nella tua vita privata. Abbi pazienza. No, ma cosa hai capito? Questo è lo zucchero che non zucchero, lo zucchero mascobado. Il famoso zucchero che non zucchera, per quello non fa male. Ah, lo zucchero che non zucchera. E l'hai pagato magari anche, no? Ce l'hai un po' di sale che non sala, un bel limone che non limona. Perché è così, questi cibi, più sono senza funzionalità di cibo, e più costano. Ci avete fatto caso? No, perché allora, io vivo a Roma, ok? Vivo a Roma. A Roma si va, alla mattina c'è la tradizione, vai al bar a fare cornetto, cappuccino, una colazione al bar. Ora, io sotto casa a Roma c'ho un bar pasticceria, non posso sbagliare. Si chiama Il Pozzo del Cornetto. Ok? Non posso, è comodo. Supero due buche, saluto due cinghiali ed entro al Pozzo del Cornetto. Entro al Pozzo del Cornetto, c'è il cornetto enorme che mi guarda lì. Dico, sto per prendere il cornetto, proprio il cornetto. Aspetta, che fai? Mica si mangia così il cornetto, aspetta. Se butta una crema, se rotola una Nutella, se riempie di panna, te, mo me poi mangiamo, tacci tua. 80 centesimi. Poi vai a mangiare il cornetto bio vegano. Di farina di camu scamosciato. Coi semi di miglio decorticato in chicchi, che lo vedi che lo mangiano così al bancone. Sì, sì. Ma buono, la fede è buonissima. Senza grassi animali, senza zuccheri aggiunte, senza farina, senza una fava. Non c'è una fava? 3,50 euro. C'è anche la versione del cornetto senza cornetto. Gli dai 5 euro e te ne vai. Cioè, saremo scemi? Siamo diventati, cioè va bene la salute, ma questo è esagerato, ragazzi. Anche un gelato, adesso non te lo puoi godere più un bel gelato, non ci sono più le gelaterie, non esistono più. Adesso sono tutte, ci avete fatto caso, antica cremeria bio di una volta. Io sempre a Roma, no? Io c'ho il gelato, c'ho la gelateria, sotto casa molto comoda, si chiama Il Pozzo del Gelato. È di fianco al Pozzo del Cornetto. Io lo dico al mio figlio, bim, piccolino, c'ha 7 anni. Buongiorno, mi fa un cono per il bimbo piccolo? Ah sì, è bello, è piccoletto, bello, gli fanno un cono da un euro, piccoletto. Dai, scapala, tieni, magna che ti cresce, bello. Poi ti fa la domanda, con panna o senza? Una volta ho detto, con panna.
ha preso l'estintore. Sembrava la festa della schiuma di Ibiza. Non si paga la panna. Poi vai nell'antica cremeria bio di una volta. Buongiorno, mi dà del cioccolato? Cos'è? Noi abbiamo l'estratto di fave, di semi di fave di cacao delle foreste pluviali dell'Ecuador, coltivato dagli oranghi a pelo corto, con le unghie lunghe, scalzi, dal colore marrone tenebroso. Vuole quello lì? Sì, mi dà... quello lì. Mi dà anche della panna? Scusi, ma è italiano lei? Noi non abbiamo mica la panna, eh. Noi abbiamo l'estratto di nettare di mammella bovina allevata sulle Alpi svizzere secondo l'antico metodo dell'Ohio. L'Ohio, vuole quello lì? Guardi. C'è quello lì, è buonissima, la facciamo solo noi sulle Alpi. Va bene, mi dia quella lì, facciamo un cono. Marta cortesemente compone una cialda al signore. Arriva Marta, tira fuori un cassetto, apre il velluto. È un regalo, è per lei? No, è per me. Vuole che le spieghi con che farine facciamo le nostre cialde? No, guardi, c'ho le ferie tra 2 mesi, era... E Marta comincia. Che tu sei lì. C'è mia moglie, mi sa che non ci andiamo in ferie. Disdici perché qua il cono, la cialda è lunghissima. E poi incomincia e si alza. Le prendono proprio dalle palestre di ginnastica ritmica, no? E voilà! È il gelato? Non li vedi i 2 atomi lì di gelato? Sì, ma io volevo almeno 3 palline. 3 palline? Complimenti, un investimento, perché non costano poco. Non costano poco. Per le vaschette, trattative riservate, c'è scritto. Gli unici che la prendono sono gli arabi delle cassette di sicurezza. Vanno via con la manetta e la vaschetta dal negozio. Per questo si chiama antica cremeria bio di una volta. Perché una volta te la puoi permettere, poi paghi le rate. Ciao!